La Second Hand Economy, ultima frontiera dell'economia circolare, nel 2020 in Italia ha registrato un giro d'affari da 23 miliardi di euro, con l'online che ha pesato per il 46% degli acquisti. Poste Italiane ha sottoscritto importanti accordi con alcune tra le aziende più innovative e tecnologiche impegnate in questo mercato. È il caso di Vinted, servizio online nato in Lituania, di Wallapop, piattaforma spagnola, e di Vestiaire Collective, azienda francese con la quale la collaborazione partirà a fine anno. Il second hand è un nuovo modello di consumo responsabile e sostenibile che consente di allungare la vita a prodotti perfettamente funzionanti e crea valore a più livelli. A chi vende, che guadagna cedendo un oggetto che non utilizza più, a chi acquista, che entra in possesso di un bene a un prezzo vantaggioso, e all'ambiente, con la riduzione della produzione di nuovi oggetti che permette di contrastare le emissioni inquinanti di CO2. La garanzia e l'affidabilità, rappresentata dal brand Poste Italiane, la flessibilità dell'offerta Poste Delivery Business e la capillarità offerta da 12.800 uffici postali diffusi in tutto il territorio nazionale e dagli oltre 10.000 punti della rete Punto Poste, sono fattori fondamentali per le aziende che vogliono sviluppare il proprio mercato in Italia, dove, nel 2020, oltre 23 milioni di persone si sono affidate al mercato degli acquisti di seconda mano. Il modello, economico e sostenibile, è in grande ascesa. Vestiti, accessori, giocattoli o libri trovano una seconda vita nel viaggio dal vecchio al nuovo proprietario. E il viaggio è targato Poste Italiane.